Anche la Regione è orgogliosa di partecipare a questo momento in cui lo sport è protagonista. Quali sono i valori che anche attraverso la serata di stasera si ribadiscono? A noi preme molto una politica sportiva che metta al centro i valori dell'associazionismo sportivo, degli enti di promozione sportiva. In definitiva c'è l'affermazione di uno sport che sia non soltanto fine a se stesso, ma sia uno strumento di educazione. Ecco, l'iniziativa di stasera si colloca proprio in questo contesto. C'è una nuova legge regionale che in una certa misura risponde un po' a queste esigenze che noi da tempo cerchiamo di portare avanti. La cosa anche interessante è che quest'anno questa iniziativa si colloca anche all'interno di alcune celebrazioni che faremo nel corso del 2015 relative al compleanno del CSI della Toscana. Cosa cambia con la nuova legge che regola gli impianti sportivi? Ma la legge non riguarda solo gli impianti sportivi, la legge... Prima di tutto bisogna partire da un presupposto, che la legge è una legge quadro, quindi riguarda tutto lo sport nel suo complesso. Ora bisognerà vedere cosa prevederanno i regolamenti attuativi, cioè dire la legge rimanda a una serie di regolamenti, però mi sembra a me che l'impostazione data a questa legge sia effettivamente un'impostazione positiva sotto tutti gli aspetti, sia per quanto riguarda l'enunciazione dei principi che detta in riferimento allo sport, sia per quanto riguarda l'utilizzazione degli impianti e altre cose. Insomma.